Buongiorno e buon caffè. Non so da dove abbia tratto origine, forse dai sondaggi, forse dalla voglia, come diceva qualcuno, di schierarsi a tutti i costi, ma ci ha preso questa patologia del dovere a tutti i costi dire la nostra su tutto. Ora, esisteva una volta la sindrome del siamo tutti CT, siamo tutti commissari tecnici, siamo tutti pronti a schierare la migliore formazione del mondo, salvo poi non saper neanche le regole del calcio. Ma questa malattia è dilagata oramai, è diventata talmente espansiva da prendere qualunque angolo della vita. Forse saranno anche i social media che ci hanno influenzato, non lo so, ma oggi se non diciamo il nostro parere, che deve essere un giudizio secco, duro, irrevocabile su ogni cosa, e non siamo contenti. Ci sembra di essere in qualche modo in debito nei confronti della vita. Io cerco invece di praticare il diritto all'astensione, il diritto alla sospensione del giudizio, il diritto a non avere un'opinione, a fidarmi semmai di qualcuno di cui realmente mi fido, di cui realmente ho fiducia, cioè ritengo capace di esprimere un giudizio sensato, basato su un'analisi precisa e oggettiva della situazione e fidarmi di lui. Se volete, qui entra in ballo la scelta delle fonti, d'accordo, ma questo spetta a ognuno di noi, è tutto un altro problema, se volete ne parliamo magari in un altro caffè, ma il punto sostanziale è che non è che io debba di testa mia dire tutto su tutto, anche perché poi si finisce dentro quel vortice di frasi fatte che sembrano tanto belle, tanto affascinanti, perché sono scritte anche bene, ma che non vogliono dire niente, anzi il più delle volte sono delle gran cazzate. L'ultima che ho sentito, ad esempio, è questa. Amore è anche saper lasciare andare. Amore cosa? Lasciare andare chi? In che situazione? In che contesto? Ma stiamo scherzando? Allora, per evitare di fare la fine dei baci Perugina, conviene qualche volta sospendere il giudizio e rinunciare ad emettere a tutti i costi una sentenza. Buongiorno e buon caffè.